Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti. E benvenuti a questa prima rubrica, a questo primo video di questa nuova rubrica sponsorizzata dal canale di Nerd Inc. Siamo qui, io sono Mr. Awesome di Alleanza Nerd, lui è Teddy. Ciao ragazzi. Ringraziamo in particolare anche My Comics Games Academy che ci ha offerto la possibilità appunto di avere un luogo dove registrare la nostra camera. Quindi è stato un ringraziamento molto molto gradito e un ringraziamento particolare anche alla Wizard che ci ha permesso appunto, grazie all'invio di questo simpaticissimo pacco, di cominciare anche noi in questo mondo di YouTube. Speriamo che il video vi possa piacere, adesso andremo ad unboxare insieme a voi e a vedere un po' cosa abbiamo esatto in questa scatola nera. Bene, adesso andiamo all'apertura del box e vediamo cosa si riesce. Oh, abbiamo il Planeswalker deck di Tezzeret, quindi mono blu, mazzo Planeswalker di Sarkhan, mono rosso, Liliana, mono nero, altra cosa che non ho capito bene cosa sia, Vivien del Bestiarco, mono verde, e ovviamente Ajani, mono bianco. Non so. In più abbiamo un alapegno verde, un abanero giallo e un Carolina Reaper. Che bello. Servono a cosa? Molto bene. Ah, ok, no, c'è un motivo, ok. Ci sono degli altri regali. Ah, innanzitutto c'è un libretto con gli eventi, tra l'altro, del set base 2019, con tutte le date dell'open house, del pre-release, del draft, della Lega di Magic, l'inizio dello standard, del campionato, in negozio e tutti i contatti. Oh, bellissimo! E tra l'altro c'è tutta la spiegazione di cosa sia il set base, con le nuove carte, le nuove aggiunte, eccetera, eccetera, per festeggiare il 25° anniversario di Magic. Perfetto, molto carino. Già la pegno a cosa servono, quindi? Già la pegno c'è scritto qua. Ah, le simpaticissime Giulia, Alessandra e, non lo so, Livio. Simpaticissime. Ci dicono. Se non sai come battere il drago, allora sii tu il drago, giustamente per Nicole Bolas. Prendi coraggio e sfida un tuo amico a mangiare i peperoncini celebrativi del set base 2019. Aspettiamo foto e video della challenge. Ok, benissimo. E niente. Adesso ti mangi i peperoncini. Una testa. Ah, tra l'altro. Sono sponsorizzati dalla di Magic, eh. Sono peperoncini ufficiali di Magic. Potete giocarci insieme alle carte. Più che altro il problema è che c'è l'alapegno. Ma sono di marzapane, secondo me. Spero. No, perché l'alapegno ci sta in realtà. Sì, però insomma. Ma sono confezionati singolarmente. Ci tengono lì. Allora, una testa. Un assaggio. Io assaggio l'alapegno. Poi cosa sono? L'abanero e il Carolina Reaper, che è questo qua, tipo, credo che sia il più pericoloso del mondo. Dammi quello meno pericoloso. Sono di plastica. Siamo di plastica. Sono di plastica? Sai cosa devi farci col peperoncino di plastica? Beh, io lo so. Peperoncino vero? È vero, so. Non è male, in realtà. Fa di peperone. Va bene, qua. Vabbè, dai, facciamo che apriamo le carte. Tu passaggi l'abanero, eh? Sì, contaci. Fai peperone in realtà, non è male. Allora, riprenditi. Il pubblico cosa dice? Bianco, rosso, verde, nero, blu. Verde, rosso, verde. Vogliamo il verde. Rosso. Verde. Nessuno prende il tuo paese. Sono espressi. Marrone. Sono espressi nel verde. Quindi cominciamo con Vivien del Bestiarco. Allora, ricordiamo che questi mazzi sono mazzi introduttivi fatti apposta per i nuovi giocatori di Magic. Quindi, proprio se volete cominciare a Magic e non sapete da dove cominciare, comprare uno di questi 5 Planeswalker deck è l'ideale, perché vi dà un Planeswalker comunque abbastanza fortino, un mazzo già costruito, già pronti per giocare,
Però senza peperoncini. Senza peperoncini. Una bustina che vi servirà appunto per migliorare eventualmente il mazzo. I soliti foglietti introduttivi che vi spiegano per file per segno come, a casa, bravo. Esatto, come strutturare il vostro mazzo. E in questo caso appunto partiamo con, se la facciamo, in questo caso con la, questi qua, tra l'altro le bustine le apriamo tutte dopo alla fine insieme ai peperoni. Cominciamo appunto con Vivien del Bestiarch, che è questo planeswalker verde che al costo di 6 mana, di cui 2 mana specifici verdi, va con 5 segni di fedeltà. Essenzialmente questa carta verrà utilizzata, può essere utilizzata in mazzi comunque a base agro, perché alla più 2 pompa le creature, alla meno 3 fa infliggere danno pari la sua forza a altre creature, e alla meno 9, che è quello che di solito serve per fare chiusura, che dà +4/+4 a tutte le creature che controlli e travolgere, quindi per fare il mega attaccone finale. Solito agro verde. Esattamente. Ora andiamo un po' più veloce perché non possiamo spiegare per filo e per segno tutte le carte del mazzo, perché sennò ci mettiamo un anno. Guardiamo un pochino le rare e quelle un po' più interessanti. Abbiamo ad esempio la Guivre de Pelacca. Sono in spagnolo. Pelacca è proprio un bel nome. Vabbè. Ah, sono in spagnolo? Sì. Tutto in spagnolo? Potete trovarle anche in italiano comunque. No, siamo fortunati perché è un po' in spagnolo e un po'... Penso che sia spagnolo. No, è francese in realtà. Francese. Guivre de Pelacca. In questo caso è una 7-7 con pretinente, spero sia travolgere, sì, immagino, è un ghibro. Però una 7-7 è un Wurm, sono i Wurm che quando entrano sul campo di battaglia fanno guadagnare 7 punti vita e quando muore peschi una carta, so leggere anche il francese. Vabbè, se sapete il francese leggete. Mammut aggressivo, appunto, è aggressivo, è una 8-8 con travolgere, che dà travolgere anche alle altre creature. E costa 6. Il Loop de Scalia è un po' troppo lungo per essere in francese, non lo so. In 2x, tra l'altro, abbiamo una squintalata di foreste. Quelle appunto un mono verde. Internazionali. Però sono comunque di M19, quindi sono tutte diverse. Sì, hanno tutte le art, hanno le 5 art delle 9 espansioni. Beh, belle, devo dire. Molto carino. Se comunque collezionate le terre, qua ci sono tutti e 5 i tipi. Quindi siete a posto. Cinghiale orsuto, non può essere bloccato, 2x, fauci, insomma, creature con travolgere, alcune ristampe dei set precedenti, centesimi, che fanno pescare appunto se avete creature grosse, in questo caso sicuramente le avrete grosse, stregonerie che pompano, mana verde, comunque elfi che comunque vi fanno mettere in campo altre creature. È un mazzo molto agro, però, ripeto, è un mazzo che appunto... Oh, la stagione della rivendicazione. Tanto questa qua è una carta bellissima, è giocata anche in side di Modern. Sì, diciamo che avrete anche alcune carte sì, che vi richieste comunque, esatto. Crescita titanica, il Golem Meteora che quando entra spacca, permanente. E creaturina costo 2 perché comunque qualcosina deve entrare di piccolino. E il Giaguaro di Vivien che è appunto il suo, che è il suo animaletto. Che tra l'altro vorrei far notare che a costo 3 riprendi in mano il Giaguaro di Vivien, attivi questa abilità solo se controlli un Planeswalker Vivien. Vorrei ricordarvi che non funziona solo con lei, ma funziona con tutti i Planeswalker Vivien. Non è specificatamente per lei, ma per tutti i Planeswalker. Se ne trovate un altro. Quindi esatto, se trovate un'altra Vivien, potete usarla per tutorarvi il mazzo. Bene, pubblico, che altro mazzo apriamo? Io la pegno. Ci ho provato, vitale. Sì, però che stronzo. L'ultimo la campertigna. Hai lasciato quello peggiore. Esatto. Buono. È un morsettino, tra l'altro. Buoni, eh? Beh, no, infatti, pensavo peggio. Sì, però basta. Buono. Il pubblico che colore sceglie? Verde non vale. Bianco, ragazzi. Cazzo, non devi dire le parolacce. Ragazzi, seguire la ruota, siete partendo verde, bianco, blu, nero, rosso. Pierpa ci dà un suggerimento interessante. Bianco. Grazie, Giorgio, grazie. Allora. Un Planeswalker. Oh, che sorpresa. Dunque, abbiamo Ajani.
saggio consigliere che ci consiglia di non mangiare i peperoncini. Guadagni un punto vita per ogni creatura che controlli. Meno 3 le creature che controlli perdono più 2 più 2 fino a fine turno. Con che vocino? Meno 9. Ti viene da piangere. No. No, dai. Continua, senza freni. Fare. Senza freni. Metti X segnalini più 1 più 1 su una creatura bersaglio, dove X è pari a 2 punti vita. Quindi abbiamo il classico Ajani, guadagni punti vita, in base ai punti vita fai cose, insomma. Bene, vediamo il resto del mazzo. Questo mettiamo insieme alla sua amica Vivienne. C'è un po' più sotto la luce, non si vede, ma fa niente. Oh, altra bustina che mettiamo per dopo. Vicino agli jalapeno. Allora, come hai fatto ad aprirlo prima? C'è la linguetta. Ok. Ma prima rara del mazzo. Siamo fortunati perché la versione è in italiano. In italiano. Metti 2 segnalini più uno, tra l'altro in 2 per, su una creatura bersaglio, guarda le prime 5 carte, puoi scegliere una, aggiungere alla mano e mettere l'altra in fondo. Beh, direi che per il bianco comunque un effetto più da blu che non è male. Mentre degli umini, carta bella ristampa. Bella ristampa usata anche in Pauper, quindi non male. Guardiano di Serra. Mi sarei aspettato un angelo di Serra. Però preferiamo la guardiana. Anche qua, pianure con le loro belle arti nuove. Compagno di Ajani, giustamente. L'immancabile compagno di Ajani, che sta qua con il suo amico Ajani. Poi vabbè, altri comuni, 2-1. 1-2-4, un sacerdote dei nani. Altre creature che fanno guadagnare punti vita in linea con la strategia del mazzo. Solite cariche ispirata, varie carte che pompano le creature, vari trick che possono essere usati istantaneo. Alcune aure che incantano e impediscono di attaccare o bloccare. Direi basilari nel bianco. Ristampe. Altre ristampe, vabbè, queste 3-1. Una carta che fa guadagnare 3 punti vita e pescare una carta, questa non è male perché si rimpiazza. Questa qui tra l'altro è stata la carta più odiata in Sealed, questa, il falcone. Beh, a costruire un volante è odioso. 3 per, tra l'altro, ci sta. Un altro, a quanto pare, immagino sia tutto. Sì, tutte e 5. 5. Altre cose con legame vitale, altri volanti del bianco, 4 per, vabbè. E anche qua il fogliettino. Bene, direi che questo per il bianco è un po' quello che ci aspettavamo. Sto piangendo per i peperoncini, scusate. E guadagni punti vita, pompi le creature, quindi quasi i punti vita che hai guadagnato col tuo Ajani. Scusate. Puoi compare le creature. Non è male, non è male, un buon mazzo di partenza. Allora, in teoria secondo la regola del Carolina Reaper toccherebbe a me, ma non lo farò mai visto che lui già sta morendo, se gli darò un morso non ha la pegna. Ricordate, ha la pegna sì, gli altri no. Che comunque può. Allora. Però almeno non morite. Come giustamente mi è stato consigliato, ora punteremo a rosso. Ma ti fa effetto il peperoncino? No. No. Allora, andiamo con Saga. Anima di Drago. Facewalker rosso. Costo 5. Fatto apposta si amate i draghi. Perché appunto erano meno 9. Permette di tutorarci il mazzo per un qualsiasi numero di carte. Le creature del drago e mettere sul campo di battaglia. Draghi fiammanti come il peperoncino. Esatto, come il singhiozzo che mi sta rendendo. Come sempre. Solito. Mazzetti brutti. Solita bustina. Ovviamente presumo che ci siano molti draghi in questo mazzo perché
per l'appunto sale, ci farà cercare i draghi, quindi ricordo questo qua può essere un'ottima aggiunta, un mazzo drago per mandare ad esempio. Allora, appunto, la prima carta che andiamo a vedere è un drago. Drago la pace. Molto carino, perché quando entra in campo infligge 5 danni all'avversario, a meno che col giocatore non secchi una creatura. Molto interessante. Altro drago, il drago di Shivan, classica di stampa, famosissima. Non poteva mancare. No. Stregoneria. Fuoco draconico, 3 danni a un qualsiasi bersaglio, guardi le prime 5 carte, rivedi una carta rossa e raggiungi la mano, metti l'altra in fondo. Ce l'abbiamo in 2 per. Sempre carrellata di, questa volta, montagne. Ricordiamo con tutti gli arco. Oh, bellissima. Atto di tradimento, ristampa graditissima e parecchio educata. Elettrificare, paretti, un sacco di spari, goblin che danno rapidità, minotauri con rapidità, altri spari, ogre 4-2, oh, shock, bellissimi, in 2 per, costo 1, instant, 2 danni a un qualsiasi bersaglio, sia giocatore sia creatura, bellissimo. Altri draghi, tonfo, infligge danno, pare la forza della creatura sacrificata, carina, se vi sta per morire una creatura, tonfo, la seccate e fa danno. Squido di trombe da più 2 più 0 a tutte le creature attaccanti, altri, tante creature che volente o nolente fanno danno ai giocatori quando entrano in campo, volare rapidità, cosa vuol dire di più, il famosissimo gol in meteora, un cavalca draghi che si sinergizza con i draghi, infatti se controlliamo un drago lui è a volare e una 2-2 volante a costo 2 non ci dà fastidio, e addirittura in 4 per, e un cucciolo di drago e un cucciolo di Sarkhan, anche lui. Ogni volta attivi l'abilità di un Planeswalker Sarkhan, il cucciolo fa un danno a qualsiasi bersaglio. Mi piacciono queste carte. Sì, sono esatto, sono praticamente esatto. Ogni Planeswalker ha il suo cucciolino, in pratica, sono i maletto. Vivien aveva il coso verde. Aveva il fantasmino verde, Ajani, il compagno di Ajani, e Sarkhan ha il suo cucciolo di drago, giustamente, molto carino. Bello. Questo sinceramente non è quello che mi è piaciuto di più. Onestamente, la meccanica dei draghi è molto carina e secondo me per una volta tutta l'immagine questa mazza è molto divertente da giocare.